7 anni di lavori, 5 km di percorso, 3 nuove stazioni più una quarta in via di realizzazione. 1000 tra ingegneri, tecnici e operai impegnati nel progetto e nella costruzione della Metro B1, nuova infrastruttura che aggiunge 5 km di trasporto su ferro alla rete delle metropolitane romane. La Metro B1, diramazione della Metro B, parte da Piazza Bologna e attraversa 3 municipi nell'area nord-est della città raggiungendo Montesacro. Mette in collegamento i quartieri Nomentano, Trieste, lo stesso Montesacro con il centro, l'Eur, la Magliana, Pietralata e la Tiburtina. Il tracciato corre interamente in sotterranea lungo Viale 21 Aprile, Piazza Nibaliano, Viale Eritrea, Viale Libia e Via delle Valli, sino a Piazza Concadoro. Per contenere l'impatto dell'opera sull'ambiente urbano, le gallerie sono state realizzate ad una profondità di 25-30 metri dal livello stradale, così come le stazioni sono collocate in corrispondenza di slarghi o piazze preesistenti. Le nuove stazioni Sant'Agnese, Annibaliano, Libia e Concadoro si sviluppano in profondità su più livelli tra loro collegati con ascensori e scale mobili. In tutto, nelle 3 stazioni della Metro B1 sono stati installati 15 ascensori e 67 scale mobili. La profondità maggiore è raggiunta dalla stazione Libia con i 36 metri dal livello dalla strada di una delle 2 banchine dei treni. Tutte le stazioni hanno centrali di ventilazione che garantiscono il ricambio d'aria anche in condizioni di emergenza. La dotazione dei sistemi di sicurezza comprende anche i sistemi antincendio e di spegnimento automatico e i presidi per l'intervento delle squadre di soccorso. Con l'entrata in esercizio del tratto Bologna-Concadoro, il cantiere prosegue ora per raggiungere Piazzale Ionio e completare così 5 km del tracciato.